Stadio Comunale Riccardi, questa mattina siamo con Adriano Baroni, allenatore degli allievi regionali. Adriano, raccontaci un po', quest'anno una nuova sfida. Sì, come tutti gli anni siamo pronti per ripartire con una nuova sfida che ci si presenta davanti. Partiamo come sempre con dei buoni propositi, con l'idea di poter far bene, e adesso stiamo lavorando come tutti gli anni. Questo è il periodo più bello, più intenso, più penso anche importante della stagione, perché è dove si mettono le basi per costruire empatia, per costruire gruppo, per costruire un'idea che sia di gioco, che qualsiasi altra cosa, per poter affrontare una stagione che come sempre sarà dura, impegnativa, perché l'esperienza mi porta a dire che questo campionato è diventato veramente un campionato d'elite, dove quando incontri squadre di Milano, tipo stagione scorsa di Legnano, di Varese, sono molto competitive, quindi diventa sempre più difficile mantenere la categoria, sempre più difficile affrontare questo campionato, ma diciamo non ci preoccupiamo, non ci spaventiamo, cercheremo di fare il nostro e stiamo lavorando per farci trovare pronti alla partenza di questa avventura, come hai detto te. Iniziata già la preparazione da qualche giorno, giusto? Come sono giorni. I ragazzi? 4 giorni che stiamo lavorando, ovviamente non siamo al completo perché purtroppo abbiamo la maggior parte dei ragazzi che sono ancora, beati loro, in vacanza, però stiamo lavorando molto bene, stanno rispondendo bene, con molta attenzione, con molta voglia. Penso di avere un organico a disposizione molto equilibrato e molto competitivo, con dei ragazzi anche con una discreta personalità e con tantissima voglia di imparare, che questo penso sia importante. A livello di settore giovanile sia importante avere dei ragazzi che si mettono a disposizione dell'allenatore per cercare di costruire qualcosa e per cercare di imparare qualcosa. Insomma, crescere un vivaio qui a San Colomano è importante per poi portare tutti piano piano ad arrivare un giorno alla prima squadra e chissà mai oltre, insomma. Diciamo che le mie soddisfazioni sono quelle, cioè nel senso, nel momento in cui riesco a mantenere la categoria, esatto, per la società, e se poi si riesce a ottenere qualcosina in più, qualche posizionamento in più, tanto di guadagnato, le mie soddisfazioni sono proprio quelle, tipo l'altro giorno di aver visto per l'ennesima volta esordire in prima squadra ragazzi che l'anno primo giocavano negli allievi, vedi Fogo, vedi Pernas, spero che possa fare l'esordio anche a Radori, magari già da oggi, ma tutti gli anni vedere giocatori che l'anno prima, diciamo, affrontavano campionati ancora di settore giovanile, dilettantistici, di ragazzini, diciamo passare direttamente a una prima squadra e quindi confrontarsi con gente adulta molto più esperta e quotata, ovviamente quelle sono le mie soddisfazioni. Beh, una grande soddisfazione, poi direi. Se capita, come è capitato con Leoni, piuttosto che ai tempi con i vari Ardemani, dicendo, di avere giocatori che riescono anche ad arrivare alla massima serie, esatto, comunque più o meno lì tanto di guadagnato, e quelle sono le soddisfazioni maggiori. Si lavora nell'ottica di migliorare i ragazzi proprio per quest'anno quello. Sarai spalleggiato da Marco Padovani, che ti aiuta, giusto? Sì, quindi... c'è Marco Padovani come collaboratore, sia sul campo che come dirigente. Poi come dirigente abbiamo Rossetti Mauro, una persona squisita e molto competente. E in più sul campo abbiamo anche Bossi, Alessandro, che si è unito quest'anno. Bene. Un gradito ritorno, perché era qui anni fa con Pesatori. E quindi direi che abbiamo un buon... È importante anche chi circonda l'allenatore, insomma. Direi, come ho detto prima, un bel gruppo di ragazzi, un bel gruppo a livello di staff tecnico. Avrò modo di seguire anche voi quest'anno, quindi ci diamo appuntamento sicuramente per un aggiornamento... magari dopo il campionato, appena iniziato, insomma, le prime partite di campionato. Assolutamente. Ti ringrazio, Adriano, buona domenica. Buona domenica a tutti. Ciao.